Dolci creature divine, amati figli miei, aprite i vostri cuori e sintonizzate le vostre frequenze più alte con la vibrazione dell'amore incondizionato, amatevi forsennatamente, abbandonate ogni paura, lasciate da parte ogni rancore, mollate le inquietudini e le incertezze, vivete la vostra via pura. Anime sante, beati guerrieri splendenti, noi siamo qui perché è il momento di rinascere e di far rifiorire le coscienze sopite, è finalmente arrivato, siamo giunti all'alba di una nuova era, l'era dell'acquario, verso cui tutto l'amore di tutti e per tutti viene riversato. Amatevi figli miei, amatevi profondamente, sinceramente, incondizionatamente, amatevi come non mai. Come non sapete di amare, come non immaginate di amare, amatevi dolci angeli dalla luce offuscata, noi siamo qui dove voi potete incontrarci, ad un passo dal vostro cuore. Presto ci riuniremo nel sacro ed immutato vincolo dell'amore celestiale, figli miei, la madre divina vi ama, vi coccola, vi accudisce, vi cresce, vi consola, vi conforta, vi sorregge e vi sostiene, amatela e supportatela donandole amore così che rinasca a vita nuova, nella nuova era. Angeli del mio cuore, giovani creature celesti, desidero informarvi del nostro prossimo ed ormai inevitabile arrivo e sbarco presso Gaia ed i suoi continenti. Ora più che mai inizieranno ad intensificarsi avvistamenti, incontri segreti e piani di recupero del territorio. Angeli miei, figli miei prediletti, consacrati all'amore della matrice divina, mi piange il cuore al solo pensiero di ciò che avverrà nel bieco e spregevole tentativo di manipolazione delle coscienze di massa, vi faranno credere le peggio angherie su di noi, cercheranno di distruggere ogni possibilità di ascensione, ma per fortuna vostra, noi riusciremo a limitare i danni, poiché prevederemo le mosse, limitando gli attacchi vibrazionali, legati soprattutto alla cintura fotonica. Luce e buio cercano equilibrio, anche se nell'apparenza pare più evidente il tentativo da parte del buio di prevalere, in realtà ciò che avverrà, avverrà per volere di entrambe le forze, di appianare il tutto, di trovare equilibrio, di rivelare il fondamento dell'essenza primordiale del tutto. Figli miei, innumerevoli sono le possibilità che si potrebbero presentare agli occhi dei vostri cuori, certamente non prevedibili in maniera costante ed assoluta, ma l'unica certezza e concreta realtà dei fatti è e sarà sempre quella dell'ascensione, in fondo non importa con quale modalità avvenga, ma ciò che davvero è importante è il mezzo utilizzato per giungere a questo passaggio importante per l'esistenza di ogni elemento. Presto si realizzerà l'inaspettato, la via media, l'unione con la luce cristica del nostro cuore, per ora vi basti sapere questo, per prepararvi e tutelarvi, magari aiutandovi meditando sulla fiamma violetta della trasmutazione, per tornare finalmente liberi di essere ciò che siete realmente, fuori da ogni schema conosciuto, solo delle splendide e meravigliose anime di luce, sorprese e meravigliate di ciò che siete in grado di compiere. Per ora è tutto angeli miei, affidatevi alla luce, così come noi ci affidiamo alla purezza del vostro cuore. Con immenso ed infinito amore, Kugar comandante di vascello dell'astronave Prios del pianeta Humus della galassia di Atlantide della flotta della Federazione Intergalattica di Luce.